Buongiorno, ciao a tutte. Niente, oggi ho deciso di provare a fare un vlog. Sono comunque ora, devo fare un attimo il pulizia di casa. La bimba è qua. E poi è esploso il caldo in una maniera assurda in questi giorni, veramente non si respira già, ma una cosa un po' strana. E quindi mi sono tirata su la frangetta perché ora essendo corta mi dà fastidio. Ho dei capelli in questo momento che non sopporto, ho dovuto tagliarli, ma ho sbagliato andare da una parrucchiera che non conoscevo da questo punto di vista, perché era tanto tempo che non li tagliavo, ce li avevo parecchio lunghi. Però non so come mai, ma dopo la gravidanza ho cominciato a perdere un sacco di capelli, ma anche adesso che li ho tagliati tanto, continuo a perdere. Se qualcuno di voi ha lo stesso problema, insomma, me lo faccia sapere perché è una cosa incredibile, ne perdo veramente tanti tanti. E quindi li ho tagliati molto e mi ha fatto un taglio, ragazzi, bruttissimo. Cioè, me li ha tagliati male, solo che adesso io, per farmeli ritoccare da un altro parrucchiere, devo aspettare che arrivino ad una lunghezza, essendo scalati. Ha fatto il taglio male, al di là del fatto che siano un po' più corti, come li volevo, quello almeno. È proprio che me li ha tagliati in un modo che non mi piacciono. Mai, mai farsi tagliare i capelli da chi non si conosce così tanto, cioè me li aveva solo spuntati una volta, però un taglio così da chi non conosciamo bene, meglio di no. Bene, nulla, adesso giro la fotocamera e vediamo vedere la mia faccia. Siamo qua sul divano con la mia bimba, che non voglio far vedere in faccia perché a me non piace, non lo faccio nemmeno, non pubblico neanche le foto, ecco, non pubblico nemmeno le foto su Facebook, quindi è proprio un discorso più. Non mi piacciono bambini piccoli in video o su internet, quantomeno non che si vedono bene, ecco, almeno così piccoli. E nulla, come potete vedere, c'è già un po' di casino, ma fa niente, vero amore? E adesso è qua con me, stiamo vedendo Yo-Yo. In realtà non è presto, anzi, assolutamente. Però ho deciso, è quasi mezzogiorno, non so se vabbè, l'orologio è un po' lontano, sì, mezzogiorno meno 5. E non dovevo fare chissà cosa in casa, perché comunque io passo l'aspirapolvere tutti i giorni, spolvero. Quindi stamattina non ho grande voglia di fare qualcosa in particolare, quindi mi sono un po' così persa dietro al nulla. Mi sono vista, pensavo di essermi persa la scelta ieri di uomini e donne di piccolo momento di nullità, però insomma così per chiacchierare, la scelta di Luca a uomini e donne, invece ho fatto poi i miei esercizi a quell'ora lì, e quindi non pensavo avesse scelto, cioè a parte che so già chi ha scelto, quindi in realtà con questi spoiler si sa anche se uno non vuole. Pensavo che avessi già scelto, invece no, c'è oggi la scelta, quindi avevo visto un attimino la puntata che non ho visto e nulla. Adesso mi metto operativa, sistemo un attimo i giochi della bimba, vero amore? Eh? No? Voglio che ti si veda in faccia, amore. Guarda, cosa c'è là? Abbiamo chiuso fuori anche Mimi, dobbiamo farlo entrare. Adesso niente, dai, facciamo così, mettiamo un po' sui giochi, passo un attimo l'aspirapolvere e da già ora di pranzo, quindi iniziamo a fare anche il pranzo per me e per lei. Intanto voglio iniziare a preparare il pranzo, quindi preparare il sugo per la pasta, e ho deciso di fare gli spaghetti con le vongole e uso queste, così si vede meglio forse, e uso queste vongole che prendo, sono congelate, che prendo all'Esselunga, che costano forse nemmeno 1 euro, può essere 99 centesimi, non mi ricordo, comunque non tantissimo, sono molto buone. Ora a volte quando ci penso prima a cosa fare, le scongelo già la mattina di modo che il ghiaccio dentro sia già sciolto per fare prima. Però adesso ho deciso ora al momento e le vado semplicemente a scongelare direttamente con calma nella padella, per cui mi anticipo un attimo, inizio a preparare anche se è solo mezzogiorno. Allora, oggi è giovedì, non ve l'ho detto. È giovedì 18, 18 maggio.
se qualcuno può interessare che giorno è, che in realtà magari è anche carino sapere, insomma, quando uno gira un vlog in che giornata magari lo fa. A volte io vedo pubblicati dei vlog di magari adesso, di mesi fa, e non lo so, sui vlog mi capiscono che siano più istantanei, no, a vederli, non lo so se è una mia cosa. Allora, intanto nella, vedete qua, muovo il cavalletto, ho già messo un po' d'olio e del prezzemolo e l'aglio, sempre surgelati, chi non è d'accordo ad usare, ho sbagliato fornello, certo non si accendevano, chi non è d'accordo a usare le cose surgelate, ragazzi, prendetelo fresco, va benissimo, sempre meglio, perché lo dico perché tante volte nelle ricette in passato che facevo, perché facevo vedere che usavo il prezzemolo congelato, l'aglio congelato, ricevevo, amore, sì, ricevevo sempre cose, commenti del tipo, però l'aglio fresco, ma è ovvio che è meglio, no? Cioè, non è che dico usate questo, io ho questo in casa, anche perché io l'aglio non lo uso tanto, e più delle volte quando compro l'aglio lo devo buttare via. Come le cipolle, la stessa cosa, perché fanno, buttano, no? E dopo non sono più dentro, poi marciscono, non sono più buoni. Quindi è anche uno spreco di soldi, secondo me. Oppure tante volte uno compra il prezzemolo, lo compra in quantità, comunque sia più grosse, non lo usa sempre, a cose normali lo compri, lo congeli, per me è la solita cosa, no, ragazzi? Quindi voglio dire, cioè, una critica, un commento quasi stupidino, cioè. Però, come adesso qualcuno dirà sicuramente, però le vongole fresche, certo, le vongole fresche sono assolutamente più buone, col guscio soprattutto, però non è che sto mangiando del veleno o cucinando del veleno, nel senso. Io penso che la cucina di tutti i giorni nelle nostre case sia un po' questa, non è sempre avere lo scampo, il gamberone, anche perché sono cose, vabbè, le vongole non costano tanto, sinceramente, vero, però anche magari certi tipi di pesce sono comunque costosi per mangiare poco e niente, quindi tante volte una famiglia comunque media fa, cioè quando fa la spesa fa una scelta diversa, no? Non so se siete d'accordo con me, però così. Allora, intanto che sta andando, niente, butto giù le vongole, vedete, proprio, sono proprio congelate, ma a fuoco proprio basso basso, così non brucio il soffritto. Li faccio andare, così si scongela il ghiaccio e niente. E poi una volta scongelato si fa cuocere la vongolina e poi dopo vado a metterci, anche io le faccio di solito con un po' di sugo, io sono più per la pasta sugosa, specialmente quando faccio lo spaghetto, perché lo spaghetto asciutto non è che mi, cioè, non mi piace particolarmente, quindi ci metterò sicuramente il sugo. Poi niente, la bimba c'ha il suo passato di verdura perché ieri non l'ha mangiato, quindi oggi gli faccio quello, ci metto dentro il pesciolino che avevo aperto l'altro giorno, il vasetto e nulla. Ieri gli ho fatto mangiare la pasta al pesto, no, a pranzo ho mangiato la pastina al pomodoro fresco, ovviamente fatto con i piccadilli, l'ha mangiata. E poi gli ho fatto, la sera ha mangiato il purè e gli ho provato a fare un hamburger di tacchino, un po' l'ha mangiato un po' no, insomma alla fine della fiera metà ce l'hai mangiato, quindi va bene, il purè è una bella porzioncina, quindi ogni tanto inserisco appunto il mangiare quello, diciamo, diverso, e ogni tanto magari gli do il passato di verdura perché quello, diciamo, me lo mangia tutto completo, quindi no, piano piano ce la faremo anche con lei. È buona, amore? Com'è la pappa? Com'è la pappa? Vedete, gli ho fatto la minestrina, io ho fatto praticamente il passato di verdura, questo lo dico per le mamme pronte magari per lo svezzamento, gli ho fatto il passato di verdura con la carota,
la patata, le zucchine, i piselli e poi ci ho messo come legume, ci ho messo come si chiamano? I ceci, ancora senza sale, e poi ci metto semplicemente quando comunque sia poi lo scaldo, quando è cotto ci metto sopra un filino d'olio a crudo, come dicono i pediatri. Ecco, ora ad esempio fa così, no? Mi ha già scansato, ma non è perché non ha fame, perché vuole già la frutta. Quindi bisogna distrarre. Il sugo è pronto. Questo è il risultato. Poi ora ho già acceso l'acqua perché tra poco arriva mio marito. La mia bimba ha già mangiato e adesso stavo apparecchiando. Ho già messo la tovaglia. Andiamo ai piatti. Tovagliolina di carta. Allora, comunque avere anche fame, perché stamani a colazione ho bevuto il tè verde e mi sono mangiata due gallette, quelle lì della Toscadavena, con la marmellata. Quindi comunque è una colazione giusta, però leggera, quindi comunque l'ho già digerita, no? Forchetta, una è qui, l'altra è qua. Bene, e niente, ora quando è vicino a casa tiro giù gli spaghetti, perché gli spaghetti io prendo quelli numero 3, per cui ci vogliono 5 minuti, fa presto. Anzi, intanto li prendiamo, eccoli qua. Questo è il mio cassetto della pasta, non sono organizzata per niente, vero? Li metto qua, poi li vado a pesare. Poi approfitto per farvi vedere se riesco. Questo è il mio nuovo. Sì, amore, è il mio nuovo copriforno. L'ho preso cioè l'ho visto su una pagina Facebook e me ne sono innamorata. E la pagina si chiama Le Creazioni Fantasiose. Fa con la stoffa che voi volete. Le fa proprio lei, le cuce lei. È fatto benissimo, ragazzi. Sono rimasta soddisfatta. Io ho scelto questo perché la cucina è sul marrone, il top è beige. La cucina c'era già in questa casa, non l'ho scelta io. Però comunque è una casa moderna, sono stata fortunata sull'arredamento. È molto carino, vero? Poi prendo l'acqua. Questo è il mio mini frigo. Ecco la bimba che vuole rubare le cose dal frigo. Cosa vuoi prendere? No, le fragole non le puoi ancora mangiare. Oggi ho deciso che faremo il gelato con le fragole, quindi quelle non sono quelle per i pancake, ma le ho già congelate perché vanno congelate. È la prima volta che lo facciamo e vediamo, ho visto la ricetta sempre su un gruppo. Vieni amore, chiudiamo che fa freddo. Ho visto la ricetta su un gruppo Facebook per chi ha il Cuisine Companion di una persona che l'ha fatta, quindi in teoria dovrebbe essere buona. E vogliamo farla oggi. Quindi casomai vi faccio vedere mentre la facciamo. Speriamo venga bene. Nulla. Poi volevo farvi vedere, a proposito del discorso dei miei capelli, come ce li avevo. Allora, vi faccio vedere qua. Davanti ce li avevo lunghi, però anche così li tenevo, la frangia lunga la tenevo sciolta, cioè sciolta, la tenevo giù raramente perché comunque mi danno fastidio. Mi piacciono lunghi, ma mi danno fastidio. Infatti qua si vede, c'è il riflesso, che li tengo su con le mollettine, però erano lunghi. Eccomi, sono sul divano. Relax, sono le 3:20, la bimba sta facendo il pisolino e io quindi sono mio marito al computer a giocare.
Abbiamo fatto il gelato alla fragola e poi stasera se mai ve lo faccio vedere, è venuto come nella foto che abbiamo visto sul gruppo, però sì, niente, ora è ancora morbido, diciamo, c'è un po' la consistenza come il gelato della gelateria, quindi rimane morbido. Il sapore è buono, sa molto di panna, sembra proprio mangiare la panna con le fragole, le fragole con la panna. Nulla, sono qua che sto guardando la scelta di Luca, adesso sono le 3:15, quindi c'è la pubblicità e devi parlare con Giulia, so già chi sceglie, però per vederlo, perché purtroppo essendo iscritta ai gruppi su Facebook, tipo le anticipazioni, anche se uno non vuole sapere, ti vengono nelle home page, no? Perché una volta per sapere comunque proprio le anticipazioni vere e proprie dovevi cliccare almeno. Adesso no, viene direttamente scritto, quindi anche se non volevo saperlo, l'ho saputo. Quindi niente, ora è iniziato. Io continuo a guardare qui, intanto che la bimba dorme, poi dopo mi do una sistemata la faccia e i capelli, che usciamo, andiamo al centro commerciale qua, al Carrefour, che devo comprare il regalino a mia nipote che è sabato il compleanno, e poi faccio un salto alla Lidl perché c'è una cosa in offerta da oggi che mi interessa, poi dopo se mai ve la faccio vedere. Sono in macchina, siamo fermati un attimo che mio marito vuole fare merenda con panino del McDonald's. Mi è venuto in mente così, non lo prende da tanto, anche perché sinceramente anziché McDonald's noi ci piace più quello di Burger King oppure di, vabbè, Roadhouse, solo che qua nelle vicinanze c'è solo il McDonald's, stiamo andando al Carrefour e qui vicino, quindi prende quello. Mi sono fermata a Lidl, però vi faccio vedere cosa ho preso direttamente qua a macchina, perché ho preso, mi sono andata solo per una cosa e vi faccio vedere che cosa. Allora, ho speso 17 euro, però praticamente, diciamo, di più sono questi qua. Vabbè, faccio vedere, ho preso i panini al latte, la manina della bimba, perché ho preso le patatine, questa è la paprika, per ora io le ho mangiate tutte così. E gli piacciono da morire anche a lei, solo che essendo la paprika giusto due e basta, però adesso sono saporite, gli piace ma non ne vuole ancora. E poi ho preso panini al latte, che è una cosa che non ho mai comprato, però stavo pensando che a volte per lei per merenda magari gli ci mette un po' di marmellata dentro o così, secondo me possono andare bene per cambiare un po' dalle altre cose. Ne vuoi ancora una? Niente, dicevo, appunto i panini per fargli fare una merenda diversa. Ora vedo, non so neanche che sapore abbiano, sinceramente, che non l'ho mai mangiato nemmeno io. Poi ho preso due pacchi di piadine, 1,15 euro, una la mangeremo stasera per cena, l'altra la tengo in casa visto che costano poco, sono quelle non di frigo ma del banco, cioè da dispensa, le tengo in casa, è buona. Poi ho preso le orecchiette, queste qua secche, così almeno non sono vincolata alla scadenza, e ho preso queste perché sono andata alla Lidl per prendere questo, che è il sugo alle cime di rapa. Pensate quante ne ho prese, ne ho presi 6 o 7, non mi ricordo più, perché c'è solo quando è in offerta. Nel senso, quando fanno il volantino, infatti era da oggi, e poi durante gli altri giorni non c'è proprio. E io l'ho provato un po' di tempo fa, che era appunto nel volantino, e è buonissimo, ragazzi, veramente sembra fatto proprio in casa, cioè fresco, no? E quindi, siccome che appunto non c'è mai, ne ho approfittato e ne ho preso un po', così tanto hanno una scadenza molto lunga, mi fa dispensa. Poi uno volevo farlo provare anche mia sorella, che l'avevo incuriosita, e niente, poi ho preso le mie solite le olive, visto che ero lì, ce l'ho ancora un po', però almeno ce l'ho, perché non ci vado spesso a Lidl, ci vado solo se mi interessa qualcosa. Poi mi hanno ridato due cosini di questi dei puffi. È sceso, diciamo, non siamo al McDrive perché voleva vedere cosa c'era,
E quindi niente, aspetto che arriva, andiamo al, appunto al Carrefour, ti devo fare queste regaline e così poi prenderò, perché volevo prendere anche qualcosa già da mettere nelle piadine, solo che dopo se mi sta in macchina le robe di frigo vanno, insomma, è troppo caldo, vanno male. Quindi semmai prenderò dentro qualcosa, almeno decidiamo insieme anche cosa, con cosa farle, perché in casa ho solo, come si dice, il petto di tacchino e basta come saluto, quindi non lo so. Scusate, ma non riesco a guardare avanti perché guardandomi dal cellulare mi viene da guardare il pulsantino rosso, non so dove guardare. Niente, aspettiamo, c'è caldo che si muore. Siamo tornati ora a casa. Intanto mio marito sta mettendo l'acqua nella vasca per fare il bagnetto alla bimba e vi faccio vedere cosa ho preso dentro il Carrefour, così tanto per curiosità. Siamo tornati a casa e niente, adesso mio marito sta facendo il bagnetto alla bimba, è già nell'acquetta che sguazza. Vi faccio vedere cosa ho preso dentro il Carrefour, così giusto per curiosità. Allora, beh, qua c'è il regalino della mia nipotina, l'ho preso da Zeta, ve lo faccio vedere perché è già nella scatolina. Sono due completini, diciamo, estivi, due pantaloncini con due magliettine, una un po' più per la sera, una da proprio andare anche al mare, insomma, comodo. E poi dentro al Carrefour ho preso il mio amato cappuccio, che me ne era rimasto più di una dose, quindi sono presa un pacchetto. Quanto ho speso? 39,96, perché ho preso principalmente la cosa più costosa, ho preso il latte della bimba che era in offerta lì e quindi l'ho preso lì. Ho preso due di queste qua sottilissime già impanate, la cotoletta, così la salto un attimo in padella e la mettiamo nella piadina stasera. Vi faccio vedere come faccio le piadine un po' gustose per cena. Il deodorante questo qui da uomo. Anche se da uomo, sinceramente vi dico che lo uso anche io, perché c'è un buonissimo, io sono più per i profumi da uomo. Ha un buonissimo profumo, ma soprattutto veramente anche d'estate che si suda parecchio, almeno io comunque sono una persona che suda, non si sente assolutamente l'odore di sudore, mi ci trovo bene. Quindi con quello vado sul sicuro, diciamo. Poi ho preso una vaschettona di funghi, questi da insalata, che ora per me è il momento di vivere di pomodori. Poi, sempre per la piadina, ho preso lo speck e il prosciutto crudo, che adesso decidiamo fra i due cosa fare, se lo speck o il crudo, con quello qua, con il brie, quindi bene buonissimo anche così. Poi ho preso due confezioni del latte, questo qua in polvere che uso io per la mia bimba, che è il 3, e questo qua costava, era in offerta 8,48 euro, di solito costa intorno ai 10-11 euro a seconda del supermercato. Quindi ne ho prese due confezioni sperando che siano le ultime, perché poi ora a 18 mesi, diciamo, ho la visita dell'anno e mezzo col dottore e credo che passeremo al latte, quello normale di fresco, diciamo. Però ormai aspetto che mi dica lui, quindi va bene così. E poi ho preso quello che l'ammorbidente che uso di solito io, che è il Vernair, questo qua che va bene anche per la mia bimba, così sono tranquilla che non gli dà allergie. Boh, finito. La mia bimba fa il bagnetto. Andiamo a vedere se riesco a far vedere che è nella vasca senza inquadrature strane. Sono in infatti. Sì, ho visto. E c'è anche lo specchio. Un bagnetto? Ciao, ciao. Così se ti giri però ti vedo, così si vedono solo i piedini. Ci stava, perché oggi è veramente caldo. Sta un pochino in ammollo, intanto la mamma gli prepara la pappa. Anzi, prima mi spoglio perché sto veramente morendo di caldo. E nulla, preparo poi la mangiare per la bimba. E vi faccio vedere dopo, così per curiosità, come faccio le piadine, che è una cena così un po' porcellina.
Allora faccio la piadina, quindi io la scaldo in padella, non so voi se è stata dal forno o meno, però io in padella. Qui ho fatto andare la cotoletta che avevo preso, che ho fatto vedere prima. Ora questa è pronta, la tolgo, tanto metto quella nell'altra. E poi una la facciamo quindi così. Vado a mettere un po' di maglio. Ti faccio sempre sopra e sotto, che almeno scivola un po' meno il dentro, ma poi dipende. Un po' di ketchup, noi rigorosamente piccante, ci piace di più. La nuova new entry nella nostra salsa barbecue. E poi la forchetta, prendo la cotoletta, mettiamo una, queste sono quelle sottili, facciamo una e mezzo. A volte ci metto anche i nuggets quando ce l'ho in casa, dipende quello che c'ho, oppure faccio direttamente la carne impanata, insomma. Poi ci mettiamo un po' di pomodoro che dà un po' di freschezza, c'è il contrasto, un pochino di insalata, e voilà, andiamo a chiuderlo. E questa, diciamo, è una bella piadina, quindi una bella cena. Ora faccio anche quella per me, poi dopo vi faccio vedere quell'altra, ma comunque sempre semplice, però visto che ci siamo, ve la faccio vedere. Ora ho messo semplicemente, l'ho messa a scaldare e poi ho messo sopra il brie, che ora si sta un po' sciogliendo. In realtà, che sono dovuta scappare a vedere la bimba, mi è andata un pochino troppo là di cottura, altrimenti l'avrei fatto sciogliere un pochino di più sul fuoco, però niente di grave, perché comunque è bella calda, si scioglie lo stesso il brie, eh. E poi ci vado a mettere lo speck sopra così, semplicemente, e la chiudo. Quindi questa, diciamo, ora questa la mangiamo metà per uno, perché l'altra ovviamente era bella pesante. Questa è buona anche se no speck e mascarpone, però così col brie, diciamo, dà quel tocco un pochino più rustico. E niente, e ce la mangiamo. Allora, visto che abbiamo messo a nanna la bimba, approfittiamo per vedere se il nostro gelato è venuto. Quindi lo prendo dal freezer. Ok. Stavo vedendo proprio adesso sul gruppo che anche altre persone l'hanno fatto ed è venuto buono. Cioè, buono è buono, nel senso che l'avevamo assaggiato, quindi. Però voglio vedere la consistenza. Ora voglio vedere che se non è troppo ghiaccio, o se si devo aspettare, o se è già pronto. Vediamo. No, è congelato. È congelato. Quindi devo aspettare. Direi di sì. Secondo me ci abbiamo il freezer troppo alto. Niente, lo lasciamo un attimino fuori, tanto è caldissimo stasera. Si dovrebbe sciogliere subito. Intanto, che sono già le 10:15. La bimba l'ho messa nel letto, però ancora sveglia, abbiamo avuto il suo latte. Adesso sta vedendo un attimo i cartoni, così si addormenta. E io, dice il mio gatto sul divano, amore, appena Carlotta non c'è, lui salta fuori, vero? Coccolone. Niente, ora aspetto un attimo che viene di qua mio marito. Intanto ho acceso la TV su Netflix e guardiamo le serie TV. Eccolo che arriva, buonasera. Buonasera.
tutto il giorno non si vede adesso, ma in realtà c'era anche prima. Ci sono nell'ombra, ma ci sono. Il gelato è congelato. Congelato? Sì, ma proprio congelato. Avevano detto che rimaneva anche morbido. Secondo me il nostro freezer è troppo alto. Dici? Non lo so. Il freezer è congelato. È durissimo, non so se facciamo un tempo a mangiarlo stasera, comunque. E nulla, dicevo che stiamo guardando, adesso abbiamo iniziato Shadow Hunter. È quello che avevano fatto anche il film, adesso hanno fatto la serie TV. Città di Ossa, sì. Hanno fatto la serie TV, la stiamo guardando, ora siamo alla stagione 1, episodio 6, vedo che sta quello lì per partire. Ecco l'altra, l'hai trovata, sì. E nulla, è carino, è un telefilm di quelli leggeri, senza troppe pretese, però è carino, un po', come posso dire, è sul paranormale. Sì, no, beh, vampiri, quello sì, come? Loro sono, sì, cioè il paranormale. Magici, sì, nel senso, è un po', sì, frivolo, nel senso, sì, è un po' sciocchino, un po' anche sciocchino. Cioè, no, nel senso che potevano farlo cioè, la trama è bella, è la brutta copia del film, nel senso non che non si possa vedere, ma c'è qualcosa che ti fa strozzare un po' il naso, Sì, esatto, io sono rimasta male per una cosa perché non me l'aspettavo, però non svelo niente perché magari... Ma quella tanto. Sì, però nel senso mi ero fatta un film io, non perché per quella cosa in particolare, mi ero fatta io un'idea su... l'evoluzione di un personaggio. Esatto, invece per adesso era un'altra cosa. Christian Grey invece. Esatto, no, e invece ora è un'altra cosa e nulla. E nulla, dicevo, ora ho capelli legati perché mi sono fatta la doccia. E no, dicevo, comunque è carino, mi piace, nel senso è una cosa, è un telefilm leggero. Noi siamo appassionati di serie TV, anzi quasi quasi, sai che c'è un tag sulle serie TV? Potremmo anche farlo insieme. È un tag sulle serie TV che dice, parlano le serie TV che segui. Ah, parlare di sì, poi logicamente non entri troppo nello specifico perché sennò magari qualcuno spoiler. Non l'ha visto, esatto, può far spoiler. Non so, vediamo, perché noi ne abbiamo viste tantissime. E... Giusto. Sì, giusto, poi ovviamente quelle che sono di nostro gusto. E ora avendo messo Netflix, che poi la cosa diciamo bella di Netflix è che comunque è un abbonamento mensile, per cui se diciamo non lo usi... Non sei vincolato a un contratto, no? Lui cioè, prende i soldi dalla tua ricaricabile e se tu un mese non lo ricarichi, non lo guardi, semplicemente. Puoi fare il mese dopo, quindi è comodo, noi abbiamo fatto ora così. Il primo mese è gratuito? Sì, il primo mese è gratuito, quindi uno se lo vuole provare, infatti noi abbiamo fatto così. Poi l'avevamo disdetto perché non lo guardavamo mai, perché... Comunque sia, magari non tutte le sere riusciamo a vedere qualcosa. Poi andiamo a periodi, sinceramente. Guarda qua. Lo so. Andiamo a periodi, sinceramente. Quindi a volte guardiamo tutto. Non ce la faccio. Guarda te stessa. No, guarda te stessa, mi viene da guardare là. Non dico lì del punto rosso. Lo so. Nulla, comunque dicevo, se no diventa veramente video lunghissimo. Fateci sapere se vi può interessare sapere che serie TV... abbiamo visto, io considerate che sono, cioè, già tipo negli anni 90, io sono una fan scatenata di Buffy, l'ammazza vampiri, quindi vi posso già far capire il mio genere di telefilm. E Angel, Cofanetti. Di conseguenza poi Angel. Sì, no. Vabbè, la, se dovessimo farlo. Poi. Sì, no, hai aggiunto Cofanetti, sì. Quindi ne abbiamo viste tantissime, già ai tempi, le classiche che si vedevano su Taglia 1, proprio adolescenziali, così. E a cose un pochino più serie, però cioè, sono belle le serie TV, ti fanno passare comunque sia la serata in così, anzi sono belle dei film tante volte, non lo so. Va bene, noi aspettiamo di mangiare il nostro gelatino, poi vi faccio sapere com'è, ma comunque era buono perché l'avevamo assaggiato prima e il sapore è buono, quindi diciamo che l'esperimento è riuscito. E nulla, vi do la buonanotte, spero che anche questo mio... nuovo vlog non vi abbia annoiato troppo e
E niente, sì, le ricette per il momento non le sto facendo, ma semplicemente perché mangiamo praticamente sempre le stesse cose. Cioè, nel senso, siamo in questo momento un'alimentazione. A parte stasera che c'era un po' di schifezze, nel senso la piadina non era il top. Però mangiamo sempre abbastanza basico, quindi petto di pollo, insalate, cioè sempre le solite cose che mi avete visto più o meno anche nei cosa mangio in un giorno, quindi ricette proprio da Sono proporvi. ripetitivi. Sì, esatto, ricette da proporvi non ne ho in particolare, però comunque sicuramente arriveranno, anzi, sono invogliata a fare un dolce che ho visto così girando, lo vorrei fare, però il problema di fare i dolci è che poi vanno mangiati e quindi voglio aspettare magari un'occasione, essendo un dolce tipo con la crema e tutto quanto, voglio aspettare un'occasione dove magari posso farlo anche per qualcun altro, insomma. E nulla, noi vicina gli diamo una buonanotte così non sto a girare la fotocamera. Ci guardiamo qualche puntata, fateci sapere se vi può interessare appunto il video sulle serie TV. Noi lo facciamo. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Buonanotte, un bacione. Buonanotte, Ciao! ciao.